Michele, dire, forse un distacco così netto non lo aspettava nessuno alla vigilia di questo ballottaggio. Sì, credo che il dato rilevante sia questo, l'indicazione è netta, incontrovertibile, quindi onore ai vincitori, tanti auguri a Roberto Barbagallo. Lei poco fa appunto ha avuto questo faccia a faccia con l'ormai neo sindaco di Acireale, cosa vi siete detti? Mi sono congratulato con lui perché la vittoria è stata veramente netta, quindi non c'è niente da recriminare. Mi auguro che possa gestire questa amministrazione portando il rinnovamento che Acireale ha bisogno. Lei crede che qualcosa di questi ultimi giorni, forse questo clima di veleni oppure questo apparentamento con il PD, possa aver danneggiato questa elezione? Devo essere onesto, non glielo so dire, forse a mente fredda rivedremo i numeri, però credo che l'entità della vittoria o della sconfitta, secondo da che lato la guardiamo, sia tale che poi questo dal punto di vista numerico non sia molto significativo in ogni caso. Questa è stata la sua prima campagna elettorale, sono stati dei mesi molto intensi, è iniziato un po' in sordina, poi c'è stato insomma un grande passo, slancio in avanti, proseguirà ancora con la politica? Sicuramente no, è stata un'esperienza bellissima di conoscenza della città, l'entusiasmo con cui i concittadini hanno accolto questa proposta, l'affetto con cui il gruppo mi ha seguito, sono più dispiaciuto per loro che per me stesso perché, come ho avuto modo di dire, continuerò a fare le mie attività, quindi voglio dire, l'ho fatto con spirito di servizio, quindi la delusione è solo commisurata al fatto che pensavo di poter per Acireale portare una proposta nuova, un metodo nuovo di amministrare. La città ha preferito un'altra soluzione e questo è il risultato democratico, ben venga. Sicuramente non questa mia esperienza nasce e muore qui perché preferisco continuare a occuparmi delle mie cose. E qual è stato il momento più emozionante di questa lunga campagna elettorale e quello più difficile, se c'è stato? Ma il momento più emozionante credo sia stato il comizio di fine di venerdì, quello proprio di chiusura, perché c'è stato un grande abbraccio della folla, un entusiasmo veramente, veramente grande da parte che mi ha commosso, da parte dei miei concittadini che hanno apprezzato questa proposta. Il momento più difficile. Guardi, difficile, non ce n'è stato nessuno al momento, forse quelli un po', con un po' più di disagio sono i confronti, perché sempre non fa piacere, poi io sono abbastanza riservato come persona, però è ovvio che in un momento di confronto bisogna giocarsi le proprie carte, le proprie considerazioni, io non lo faccio mai con piacere, quindi forse è quello che ho sofferto di più.